Verdetto rimandato, al centro Bonacossa, il capoclassifica della AON Milano Sport avrebbero potuto mettere un'ipoteca, almeno psicologica, sullo scudetto. Invece, i campioni d'Italia del Carrara, sconfitti all'andata per 4-2, sono riusciti a stoppare i lombardi. Merito soprattutto del bielorusso Kanin, autore di una doppietta e subito in campo col miglior realizzatore dei padroni di casa, Leonardo Mutti. L'italiano, colonna della nazionale, conduceva per 1-0 e poi per 2-1, salvo poi subire la rimonta del giovane carrarese in un match al Cardiopalma, risoltosi solo alla bella. Lui è un giocatore comunque di livello alto, a livello internazionale, più alto di me in classifica. Ho giocato una partita splendida, purtroppo ho perso 3-2, ecco, perché comunque ho giocato molto bene, ho giocato il mio gioco, cose che faccio in allenamento, qualche errore di troppo che mi è costato alla fine la partita. Il testimone dell'incontro, tra i milanesi, è passato dunque al Mutti minore, Matteo, a fine giornata uomo della provvidenza per il tecnico Yan Ming, proprio in un turno in cui suo fratello Leo aveva manifestato più di una difficoltà a entrare nel match. Il singolare contro lo sloveno Zibrat, per la legge del contrappasso, è stato opposto al precedente, col carrarese a condurre 1-0-2-1 e il giovane Meneghino in rimonta, capace di prendersi gli ultimi due parziali a vantaggi. L'opportunità di ribaltare provvisoriamente il risultato, di lì a poco, è passata dalla racchetta del cinese Guo Ze, opposto a Romualdo Mann, aggiudicatosi soltanto il primo set, salvo poi concedere gli altri tre all'asiatico, con distacchi abbastanza netti. Dopo di lui, Leo Mutti avrebbe potuto provare la fuga contro Zibrat in un derby tra mancini, ma il giovane in forza al Carrara ha concesso poco o nulla, imponendosi 3-0. Sono entrato non tanto fiducioso moralmente, perché comunque avendo perso la prima così tirato ho avuto un calo di concentrazione che mi sono costati i primi due set. A questo punto nuovo ribaltone, in campo ancora Kanin, dall'altra parte della retina Guo Ze. Il match è dal tasso tecnico altissimo, ma il punteggio dice altro e parla decisamente bielorusso. Carraresi nuovamente avanti dunque e nelle mani di Manna, al secolo il guerre, l'opportunità di rendere ai milanesi la pariglia dell'andata quando si imposero per 4-2. Un derby tra puntini corti, quello con Matteo Mutti, combattuto come tutti i confronti tra i due. Primo set a Manna, secondo a Mutti, ai vantaggi. Nel terzo ancora i vantaggi premiano il milanese, 17-15, e la quarta frazione decide definitivamente il match, dividendo la posta tra le due compagini. Faccio complimenti a mio fratello perché ha ribaltato comunque tutte e due le partite, sia con lo sloveno sia con Manna, ha ribaltato completamente la partita. Manna sembrava dominare la partita, poi dopo c'è stato un set in cui è riuscito a ribaltarlo e poi sul terzo set è stato decisivo, 17-15, punto a punto, che dire, lì è il tennis tavolo, è così, 50-50 alla fine su 10 pari. Peccato sprecato sia nel secondo set che nel terzo set, un sacco di set point, ho fatto delle scelte sbagliate e ci lavoreremo su per cambiarle. Tre pari per noi va comunque bene, perché è un risultato che comunque ci va bene, anche se è mancata la vittoria, però comunque siamo sempre a due punti in classifica più di Carrara. Tutte le partite sono state tiratissime e quindi sicuramente ogni partita non è che potevamo sicuramente vincere 3-0, perché il livello è quello, siamo a pari livello tra tutti i giocatori, noi puntiamo a vincere lo scudetto, sicuramente vogliamo prenderci la rivincita contro Carrara. Alle spalle della coppia di testa si confermano le ambizioni della Top Spin Messina. I recenti vincitori della Coppa Italia, sul proprio campo, hanno battuto per 4-1 la Marcozzi Cagliari nel derby isolano, in un match molto equilibrato, malgrado il punteggio, con scambi di ottima fattura, come testimoniano le immagini. Punto sardo è stata opera di John Oyebode su Antonino Amato, segno di ulteriore crescita per l'italo-nigeriano, che aveva dato un dispiacere analogo ad un altro quotato compagno in azzurro, Matteo Mutti.
Anche il Crail Comune di Roma si è assicurato i due punti piuttosto agevolmente, prevalendo per 4-1 sul tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer, grazie alle doppiette di Paolo Bisi e Chen Shuainan, di Cioca su Federico Pavan, l'unico punto dei sardi. Chiude la girandola dei risultati il pareggio interno della Quattro Verzuolo con il Lomellino Cipollarossa di Breme, una gara particolarmente significativa in chiave playoff a cui entrambe le compagini avrebbero l'ambizione di accedere. I cunesi erano partiti a razzo, 3-0 di Mattia Garello su Roberto Negro e 3-1 di Daniele Pinto sul bielorusso Gleb Shamruk. A questo punto il derby ucraino tra il verzuolese Smudenko e Viktor Yefimov, da 2 anni tra le fila di Lomellino, avrebbe potuto spianare la strada ai ragazzi del coach Piacentini. Invece Yefimov ha ribaltato il verdetto dell'andata, che lo aveva visto sconfitto dal suo connazionale, riaprendo così il match. Shamruk su Alessandro Baciocchi ha siglato il primo provvisorio pareggio, poi il match è stato tutto di marca ucraina. Smudenko su Negro ha portato in vantaggio i cuneesi, Yefimov su Pinto ha sistemato le cose per il Lomellino in un singolare conclusosi alla bella. In classifica guida dunque il Milano Sport a quota 17, davanti ad Apuania Carrara a 15, alla Top Spin Messina a 13. Si fa sempre più interessante la lotta per il quarto posto, con la Quattro Verzuolo a 8, il Crail Comune di Roma e il Lomellino a 7, più staccati il Norbello a 4 e la Marcozzi Cagliari a 1. Nel terzo turno del fine settimana risalta il confronto tra il Crail Comune di Roma e il Verzuolo, mentre Milano Sport farà visita al Norbello, la Apuania Carrara ospiterà la Marcozzi Cagliari e il Lomellino riceverà la Top Spin Messina. In campo femminile, il settimo e ultimo concentramento ha completato la regular season di Serie 1 emettendo tutti i verdetti. Secondo pronostico, la Battini Agri Castelgoffredo e la Teco Cortemaggiore hanno concluso i primi due posti e accederanno direttamente alle semifinali. Anche se ad Angolo Terme, location che ospitava l'evento conclusivo, le sorprese non sono mancate. Le campionesse d'Italia in carica hanno perso la loro imbattibilità in campionato dopo ben 47 partite, nelle quali avevano collezionato 40 successi e 7 pareggi. Con le mantovane che scontavano l'assenza della loro numero 1 cinese Li Xiang, è finita 4-0 per Cortemaggiore, con i 3-1 della Stribikova su Letion Loan e su Tianjin, il 3-0 di Leana Herrera su Elisa Armanini e il 3-2 dell'ucraina Ganna Farladanska su Chiara Colantoni. L'ultima sconfitta delle tricolori risaliva al 29 aprile 2016, il turno conclusivo di regular season di 3 stagioni fa. Anche quella delusione fu inferta alle mantovane per 4-1 dalle eterne rivali di Cortemaggiore. Il bilancio delle castellane nella prima fase è dunque di 24 punti, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Cortemaggiore è staccato di 2 lunghezze, avendo vinto 10 gare, pareggiate 2 e perse altrettante, a opera di Athletic Club e Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer. Alle loro spalle si sono guadagnati il passo ai quarti di finale scudetto la Bagnolese a quota 17, il Norbello a 14, l'Athletic Club a 13 e l'Eppana a 12. La Bagnolese sarà opposta all'Eppan e il Norbello all'Athletic Club. Si giocherà l'andata in casa della peggiore classificata e dunque Eppan e Athletic Club. Il ritorno sul campo di Bagnolese e Norbello e l'eventuale bella in caso di una vittoria per parte o 2 pareggi a Bagnolo San Vito e a Norbello. Non si disputeranno invece i play-out perché la differenza fra la settima e l'ottava è risultata superiore ai 3 punti previsti dal regolamento. Il Tennistavolo Torino, che ha terminato a quota 0, perdendo tutte le 14 gare, retrocede direttamente in A2 dopo una sola annata di permanenza nel massimo campionato. Il Tennistavolo Valle Camonica, settimo, dovrà giocarsi la salvezza in un quadrangolare di sola andata, che comprenderà anche le prime dei 3 gironi di A2 alla fine della regular season. Al termine, le prime 2 accederanno alla A1 e la terza e la quarta alla A2. Come on and get your kicks. Now you don't need money when you look like that, do you, honey?